siamo sempre al Chelsea Market. Invece siamo al mercato del pesce. Vorrei mostrare queste cose, l'escargot. Firstly butter, non so come ci sia dentro. Non ve lo mostro da vicino, cosa può essere. Sweet sauce, una paura che ti facciano spegnere la telecamera. E finché posso ci provo. Qui invece c'è una sopra di sushi, dove i ragazzi ti trovano i sushi, sempre la Chelsea Market. Addirittura troviamo il large sashimi box. Sashimi. Ah, poi volevo mostrare questi gamberoni enormi. Tiger Brown. Enormi. $32 a libra. Gli altri gamberi. Quelli di gamba già strisciati, questi ricci enormi, lanci, ostriche. No ragazzi, davvero, non ho visto il D-Market, ma il Chelsea Market è impareggiato, imbattibile. Poi anche preparo il sushi qui fresco proprio al momento. Guardate, lo fanno dall'altra parte, il ragazzo che le prepara, poi si piace ancora. Vediamo cosa c'è altro. Non so cosa sia. Questo è il soffiso, è una zuppa e caldo, cioè c'è delle zuppe di qualcosa del New England Extreme Soldier. Non so cosa vuol dire ragazzi. Lobster bisque, shin black beans sorriso, Manhattan Clean Soldier, Scallop Bacon Soldier. Pure per sapere cosa c'è dentro. Ah, sono salsa. Sta appannata un pochettino la videocamera. Invece cosa c'è? Cristo che c'è, non siamo in silenzio. Salmone. Ci sono aragoste. No, qui abbiamo la Brigliano, tra l'altro pure le mie preferite. Abbiamo una succedetrice astica, mia, un lapso incredibile visto che è il mio crostaceo preferito. Anche oggi ho dormito poco, questo orario si fa sentire. Alle 5 del mattino ero già sveglio, mangiando un pochettino. I miei amici mi hanno detto che quando si ritorna poi in Italia è ancora peggio. Voilà, guarda che bel pesce. Qui dove si viene a mangiare i sushi, preparato al momento, guardare in acqua papà. Peccato che non vivere in America, vero peccato. Va bene, il tonno, giallo, vabbè ragazzi, il giro ce l'abbiamo fatta, bellissimo proprio questa zona. Se dovessi mai venire a New York ve la consiglio vivamente, vi ringrazio assolutamente.